Sì, il ruolo dell'arbitro ha, soprattutto in Serie A, un valore prettamente legato alla prestazione e alla partita. Quindi il nostro arbitraggio, il nostro lavoro deve essere finalizzato a fare in modo che la partita si svolga all'interno delle regole senza nessun tipo di problematica. Il ruolo dell'istruttore è completamente diverso. Il ruolo dell'istruttore ti mette davanti a ancora più responsabilità, perché oltre al discorso tecnico, al discorso comportamentale, c'è anche il discorso nel settore giovanile di minori, e quindi ci vuole molta attenzione durante lo svolgimento delle lezioni, dei raduni, dei concentramenti e delle manifestazioni come il Trofeo delle Regioni. Noi cerchiamo con i ragazzi di alternare la parte tecnica con la parte teorica, alterniamo il lavoro in palestra e il lavoro in sala, visioniamo le partite e cerchiamo comunque ai ragazzi, soprattutto nel settore giovanile, di insegnare i fondamentali. Noi abbiamo bisogno che i ragazzi acquisiscano i fondamentali per fare in modo che poi nel corso del tempo aumentino le loro capacità e possano comunque, crescere avendo alle spalle la sicurezza di saper fare le cose che sono appunto fondamentali per un arbitro. E questo è un percorso che ovviamente richiede tempo e grazie comunque anche ad un ottimo rapporto che si è instaurato col CNA, col settore allenatori, è una cosa che cerchiamo appunto di portare avanti d'accordo anche con loro, cioè la crescita dei giocatori deve essere uguale anche alla crescita degli arbitri. Se permettiamo loro di lavorare in serenità, con condivisione, potendo sbagliare anche, diciamo, serenamente, è una cosa che facilita il compito di tutto, sia degli allenatori sia degli istruttori arbitri. Sicuramente noi siamo dei modelli. I ragazzi ci guardano, ci copiano e quindi noi dobbiamo essere bravi nelle nostre partite ad avere i comportamenti che siano consoni alla figura che rivestiamo. Non solo dal punto di vista comportamentale, ma anche dal punto di vista tecnico, perché noi se insegniamo ai ragazzi un certo tipo di segnalazioni, un certo tipo di atteggiamenti dentro il campo, poi noi dobbiamo essere i primi a rappresentarli, altrimenti il messaggio comunicativo stona. E quindi questo è molto importante. È, diciamo, una responsabilità maggiore che sentiamo, ma che comunque, voglio dire, facciamo con molto impegno e devo dire anche con buoni risultati.